Con la posa della prima pietra è partito ufficialmente il cantiere per la costruzione del presidio sanitario distrettuale della frazione di Paganica, grazie ad una raccolta fondi lanciata nell'immediato post-sisma del 2009 dalla trasmissione di Rai 1 Porta a Porta, condotta dal giornalista aquilano Bruno Vespa. Il progetto, assegnato alla ditta Cardea Impianti, è il frutto appunto di una raccolta fondi promossa da Federfarma e lanciata nel corso della trasmissione Porta a Porta nei mesi successivi al terremoto dell'Aquila, nonché di un ulteriore finanziamento da parte della Protezione Civile Nazionale e da contributi locali messi a disposizione dall'amministrazione separata dei beni di uso civico di Paganica e San Gregorio per l'acquisto del terreno e della Ollus Salviamo Paganica. Lo stesso spirito che ci animò nel 2009 quando facemmo una raccolta presso le farmacie italiane con un bussolotto con scritto Ricostruiamo l'Abruzzo, un'iniziativa che nacque sulla spinta di dottor Vespa a Porta, che noi rispondemmo su tutto il territorio. Siamo felici oggi che si inizia questo lavoro, però saremmo stati molto più contenti se negli anni passati l'opera fosse conclusa. L'opera ormai è a capolinea, stiamo ponendo la prima pietra proprio perché vogliamo a tutti i costi che questo sia realizzato. Noi abbiamo fatto, dicevo prima, uno sforzo enorme proprio perché potevamo come tutti magari farci un centro aggregativo, un qualche cosa di diverso per fare ricreazione, invece no. Noi siamo in una piccola sede e stiamo realizzando questa cosa per tutta la collettività limitrofa Paganica ed è un'opera grandiosa che stiamo facendo. A conclusione dei lavori, che dureranno probabilmente intorno a 18 mesi, i cittadini potranno disporre di una moderna struttura sanitaria a due piani, in cui è prevista la presenza anche di alcune specializzazioni diagnostiche. Beh, intanto ha un valore di grande ringraziamento e riconoscimento a quegli italiani che tramite la trasmissione di Porta a Porta avevano raccolto il denaro che ha consentito l'acquisto di questo terreno e poi adesso con la posa della prima pietra la creazione di questo centro. Centro che è polifunzionale, adesso poi capiremo tutti insieme quello che sarà meglio fare, perché noi, come sapete, stiamo per trasferire il distretto sanitario di Paganica nei locali di quello che era l'ospedale, il Tribunale Provvisorio di Bazzano, e quindi intanto diamo una grande sistemata a questa situazione, poi in questo scorcio d'anno, questi penso 12-18 mesi che ci vorranno per la realizzazione di questo plesso, poi valuteremo il da farsi e cosa inserire qua dentro.